Allora, siamo con il più giovane della famiglia Ionico. Da 10 anni sei con la famiglia Salimbeni, con lo Sport Insieme, Sant'Esa Calcio, Ionica. Ma ancora hai tanta voglia di giocare e di scommettere? Altrimenti non sarei qui. Chiaramente la famiglia Salimbeni è una famiglia. La famiglia Ionica, diciamo, è una famiglia. La famiglia Salimbeni mi ha accolto come un figlio, diciamo, 10 anni fa minore, adesso maggiore, evidentemente, perché il tempo passa, quindi mi sono sempre trovato bene e cercherò anche quest'anno di dare il mio contributo compatibilmente con quelli che sono, grazie a Dio, gli impegni di lavoro. Ovviamente tu sei uno dei senatori della squadra, cioè come vedi che la stagione della Ionica è il prossimo campionato di promozione? Ma ho visto che ho notato in questi primi giorni di allenamento tanto entusiasmo, tanta voglia di ripartire a seguito di una stagione che comunque non è stata oggettivamente tra le migliori l'anno scorso, non è stata neanche una stagione da buttare via, però è stata una stagione altalenante dove si sono alternati risultati e prestazioni positive a veri e propri disastri, e quindi diciamo c'è tanta voglia di ripartire, tanta voglia di fare bene. C'è stato l'innesto di Roberto Frazzica, che sicuramente mio ex compagno di squadra, io ancora lo giudico un mio compagno di squadra, che fa gruppo e sta dando tantissimo per fare bene proprio in questa stagione. Una novità di quest'anno in questa squadra è che il reparto offensivo è tutto cambiato, però non so se in bene o in peggio, però intanto una qualità tecnica c'è, perché sono gente di esperienza. Antonio Tavilla, un giovane che noi conosciamo, e Davide Fuqualsotto, non c'è bisogno di dire sulla presentazione. Sì, si tratta di ragazzi forti sia secondo me dal punto di vista tecnico che tattico che fisico, quindi credo che abbiamo perso dei ragazzi importanti quale Eugenio Lovito, Maggio Lodi e Peppe Amanti, però abbiamo fatto in compenso degli acquisti che secondo me non faranno rimpiangere chi c'era prima. Certo, l'anno scorso forse rispetto a quello che è la nostra tradizione, che siamo sempre stati una squadra, sia quando era lo Sport Insieme che il Santa Teresa che la Ionica, che ha preso pochi gol, l'anno scorso forse abbiamo preso troppi gol. Vediamo, speriamo di essere un po' più, di tornare all'antico da questo punto di vista e di confermare la vena realizzativa dell'anno scorso, che faremo bene. Ultima domanda e poi ti lascio andare a sudare. La Ionica ha detto, cioè, Enzo Filomo, che è una stagione importante. Per Giuseppe Bartolilli che stagione sarà? Ma sarà, io ogni anno riparto sempre da zero, nel senso che faccio parte di un gruppo di 23-24 ragazzi e cercherò di giocarmi il posto evidentemente con tutti, sia con i grandi sia con i piccoli. Sarà una stagione come tante altre, speriamo che non ci sia un infortunio, la cosa più importante, e speriamo di toglierci qualche soddisfazione sempre da dedicare innanzitutto al nostro presidente Salimbeni, visto che abbiamo iniziato a parlare di Salimbeni, chiudiamo con i Salimbeni.